in un nuovo video. Ebbene sì, oggi, no oggi perché oggi è domenica, però sto registrando questa anteprima del video. Questa è l'anteprima del video, voi già starete leggendo dal titolo. Ebbene sì, la 10.000 calorie. Sì, questo vi sto parlando di 2 giorni prima della challenge, ma voi vedrete subito dopo. Sono un po' anche in questi giorni, pensare a martedì mi sale un po' di ansietta, perché comunque voglio veramente sconfiggere questa challenge, sarebbe portare veramente a termine la challenge. Perché penso che non c'è soddisfazione più grande. Lo faccio anche per me, perché nel vecchio video, 10.000 calorie challenge, io già feci questo video. Se non l'avete visto, lo trovate nel canale e ve lo linko anche giù nell'info box. Non ce la feci, mi fermai, non mi ricordo se sulle 6.000 o 7.000 calorie. E quindi fu anche un pochino una sconfitta, però comunque erano belle calorie che avevo già introdotto. Però a pensare un po', ci sono un po' di differenze, perché nel vecchio video io feci solo un po' di cardio la mattina, tipo 30 minuti di cardio e poi basta. Tutta la giornata non mi andai a allenare. Comunque non avevo fatto tanto sport in quel giorno stesso, nei giorni prima sì, però nel giorno stesso no. Invece martedì sarà diverso, cioè voi starete vedendo, però io parlo così perché è martedì, sarà diverso perché comunque sarà incentrato in più pasti, poi farò dei pasti belli voluminosi. Inizierò molto presto il video, penso tra mezzanotte e l'una, già ci sarà il primo pasto, poi comunque mi andrò ad allenare, eccetera, eccetera. Perché devo sconfiggere la challenge, ma noi lo scopriremo insieme, quindi nulla, io vi lascio al video e quindi buona visione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, supportatemi con un like e seguitemi su Instagram. Eccoci arrivati con il primo pasto, non urlo molto perché vi faccio vedere l'ora. Sono mezzanotte 03, giorno 16 aprile. Ecco qui, vi farò vedere tutto. Spero che si vede. Comunque, fidatevi. È 16 aprile. Solo questa inquadratura sarà così. Poi già dalle prossime cambierà perché essendo che non potevo urlare, mi sono dovuta avvicinare. Ma non vi preoccupate che dai prossimi pasti vedrete proprio i pasti avanti, belli belli. Allora, io inizierei subito perché ho una fame da lupi, però qui si è abbassata la luminosità, ok. Ho una fame da lupi e qui ho alcuni snack che ho preso su American Uncle, e quindi adesso possiamo iniziare a provarli come si deve, perché chi non ha visto il video sta sul canale. Io inizierei proprio da questo qui, mi ispira tantissimo. Resist, io ogni pasto completato, tipo appena completerò questo primo pasto, vi inserirò le calorie e i carbo, pro e tutto. Eccolo qui, è Resist ed è tipo con del burro d'arachidi, cioccolato, semplice Resist, tipo come noi allo Snickers. Proviamo. Diventa così, mamma mia. Fenomenale. Andiamo con questi qui, sono i cuori di mela, mi ispiravano tantissimo.
sono davvero pesanti questi qua da mandare giù, perché sta la mela all'interno, però c'è comunque tanto zucchero, quindi però sono andati, erano buoni. E io direi di andare con questi qui, Soup Nouveau, sono tipo dei Bounty. Sono belli. Il cioccolato fondente è forte proprio come sapore, come insieme di sapore. Infatti disgusta un po'. Vabbè, dopo tutto quel pacco ci credo. Però disgusta. Fa veramente schifo. Sembra tipo di mangiare il bacon. Non sto scherzando, ve lo giuro. Ma non riesco a capire se c'è anche il sale. E crispy waffle. Orribile. Si sente proprio i pezzettoni di sale. No, è una cosa orribile, non sto scherzando. Ma come se ne scende? Questo primo pasto è completato, mi avanzano due prodotti che non mangerò adesso, che ovviamente non li inserirò in questo pasto, nelle calorie e tutto, sarà da stupidi. Comunque in questo video tengo a dire che non conterò i liquidi, di qualsiasi cosa di liquidi non conterò le calorie dei liquidi. Scusate, mi sono bevuto vicino alla bottiglia, vedrete in questo video. Sicuramente vedete che per me è comodo, e poi perché era un caso urgente. Quindi nulla, sono lì 00:27.
Abbiamo messo una ventina di minuti e io adesso chiudo questo video e noi ci vediamo con il secondo pasto. E qui io con il secondo pasto della giornata, spero che si vede bene voi, mal che va mi avvicinerò un po', solo che mi si taglia la faccia, cioè la testa, sono troppo alta, non ci posso fare niente. Allora, iniziamo con questo secondo pasto e da come potete vedere è la mia adoratissima colazione, non poteva mancare. Io inizio subito perché per fare la foto si è raffreddato tutto, quindi mi devo anche muovere. Sono le 7:42, martedì 16 aprile, spero che si vede, comunque per farvelo vedere significa che è veramente così, non è nel giorno dopo e né niente. Io inizierei subito. Foodborn. A me era mancato un botto. Mo inizia a farsi duro, ma ce la devo fare, tanto siamo appena a 9 minuti, quindi in 9 minuti siamo spazzolati un bel po' di cose. Mamma mia. Tosta.
pensate che sono in quella fase del mese per noi donne, quindi donne mi potete capire, e poi perché, cioè, come essere, io sono Giulia e il mio gioia mi persegue da sempre, l'unica ragazza al mondo che ha 17 anni, quasi 18, già gli sono cresciuti tutti e quattro denti del giudizio e mi stanno crescendo questi qui sopra e mi fanno un male cane, quindi potete capire chi ci ha passato, chi ci è passato, il dolore che mi fanno ogni volta che ci va a finire il cibo, ma non saranno queste a impedirci di fare questa challenge, quindi se concluderò questa challenge io sarò contentissima anche per questo motivo. Andiamo avanti, comunque siamo già, cioè sono 12 minuti, abbiamo quasi finito, quindi io poi dopo, infatti, da come si può vedere, questo andrà tutto qui, eh? È qui. Da come si può vedere sto in canotta sportiva perché dopo mi andrò comunque ad allenare come fanno tutti quando fanno le challenge, perché altrimenti come mangi se non ti alleni? E vabbè, bruciare un pochino, quindi però siamo comunque a buon punto rispetto alla vecchia challenge. Ci siamo. Ho messo un botto di Philadelphia, cioè assurdo. Poi è buono, cioè no, io. Se non l'avete provato, provate questa combo. Questo è il pane con i semini dell'Eurospin, mamma mia. Quello là, tre mulini di segale, una cosa del genere. Infatti volevo mettere, se non si parla con la bocca piena, però volevo mettere una Philadelphia greca, ce l'avevo ma non l'ho trovata, se me l'ho finita, e quindi ho dovuto mettere l'Active, ma se era la greca è ancora più buono perché è proprio tipo, sa proprio di yogurt, quindi la Philadelphia è quella che disgusta di più. Capate quante ne ho messa. È assurdo. Cosa avevo in testa? Sono troppo alta, troppo, devono essere più bassa. Riceverò un botto di commenti. Ma no, è maleducazione! Mi stanno portando! Sicuro, perché nel vecchio video così mi capitò che stavo mangiando la pizza la sera, non tenevo il bicchiere a portata di mano per non alzarmi e staccare il video, per poi ho presi, tenevo la bottiglia così e bevo così, perché io comunque giornalmente bevo così perché mi è più comodo, perché io bevo tanto, prendo ogni volta il bicchiere, ogni volta che bevo. Au. E quindi sicuramente, ma no, cioè pure voi lo fate, parliamoci chiaro. Quindi non andiamo a fare la pratica a me. Ultimo na na na. Poi c'è questa canzone, però non la posso mettere perché dopo mi bloccano il beat. Però la potrei cantare io e metto. Oddio. Woo!
arriverò in palestra con una carica assurda. Modalità Hulk, sicuro. Si conclude qui anche il secondo pasto, è andato. Io adesso vado a spingere un po', mi vado ad allenare e noi ci vediamo con il terzo pasto. Sono appena rientrata dalla palestra, cioè non proprio appena, perché sono le 12:52, sempre 16 aprile. Sono tornata tipo a mezzogiorno e 25, mentre non sono tornata a piedi, ma visto che devo fare il terzo pasto, quello più abbondante, verso le 2, tengo fame. Cioè, forse non mi crederete mai, ma sto avendo un po' quel senso di fame. E quindi però avevo voglia di salato e patatine, queste qui sono le provocante, le ho acquistate all'Eurospin e mi ispiravano tanto, poi sono come si dice, peperose e lime, quindi assaggiamo subito. Ne avevo proprio voglia. Non sono tanto forti. No, un po' forti sono.
Eccoci qui, spero che si vede bene, mi avvicino un po'. Vabbè, voi già l'avete visto, eccoli qua, gli adorati tortellini con la panna. Però, togliamoci sta cosa, perché potete capirmi, che sto morendo di caldo. Ho preso stavolta anche il bicchiere, quindi facciamo come se siamo tutti quasi insieme. Ok, noi scassiamo la bottiglia. La luce, spero che siete bene, scusatemi il verde, scusatemi le condizioni, ma non fa niente. Andiamo. Assurdi, sono buonissimi. Si sente tantissimo lo specchio. Non si sente molto il, come si chiama, dentro c'è la provola, tipo la cosa del genere, scamorza, cose del genere, non si sente. Buoni. Me l'ho dimenticato. 14 e 18, perché mi vedete sempre cambiata, quindi per questo potete capire che è girato in due volte, invece no. Quando ero piccola
così facevo. Allora io stavo per finire, li raggruppavo tutti e poi li prendevo, così vedevo che man mano diminuivano. Quindi perciò lo faccio sempre. Spero che mi ricorderò di questa parte. Forse questo è il mio stomaco che ti deve vita. Che tenere fame, non può aver fame. Cioè mi deve vita. Casi multipli, per primerne tre, ma ne sono quattro. Quasi 25 minuti per finire questo piatto, 500 grammi più 200 grammi di panna. Finito. E quindi questo è stato il quarto pasto, perché il terzo sono state le patatine. Questo è il quarto pasto, scusatemi la luce che si vede qua verde, pare la manna, no? Però vabbè, nulla. Quindi io adesso non so, forse cadrò in un sonno profondo, oppure non so. Comunque ci vediamo con il quinto pasto, non so cosa sia, comunque ci vediamo col quinto pasto. Qui ho con il quinto pasto della giornata, ebbene sì, abbiamo un ovetto della Kinder, è da tantissimo tempo, veramente da tanto 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 tempo che io non mangiavo un ovetto della Kinder, quindi andiamo ad aprire. Ho preso questo qui, ho con i cagnolini, come si chiamano questi, i Papa Troll, non mi ricordo. Sta scritto, però voglio fare una... Comunque sono i Patrol. E sono belli. Allora, ho di qui anche quello là della Kit Kat, infatti l'avete visto come foto di copertina, però sinceramente se devo scegliere tra i due, perché entrambi non ce la faccio a mangiarli, cioè lo aprirei e lo rimarrei così io. Quindi preferisco questo qua della Kinder. Beh, alla fine basta che cinciamo le 10.000 calorie, quindi... Unità di Nutella. Di solito non apro mai l'uovo da sola, ma sempre in compagnia, quindi mi fa strano. Infatti si vede, perché non lo so. Eccolo qui. Cioè raga, ma chi riesce ad aprire l'uovo così e chi se non lo riesce a togliere? La mia vita in un uovo, la mia vita in un uovo, cioè ci vuole latte. Ok, vabbè, penso che così io no, lo... ah, mi si è rotto. Eccolo qui io.
Dopo l'apriamo la sorpresa. Allora, andiamo. Mamma mia. Wow. Mamma mia, che buono. Dopo questo andiamo in coma. Siamo quasi a 8000 calorie, quindi ci manca poco poco poco. E c'è tanto, perché l'ultima challenge arrivai la sera tardi e l'ultimo pasto fu i cookies e arrivai a tipo 6.500-7.000, comunque non superai 7.000, non ci arrivai neanche 7.000, questa cosa me la ricordo. Infatti nel video stava scritto 10.000 calorie, ce la farò, tipo una cosa del genere. E quindi niente, quindi già è tanto per me. E ci manca ancora con l'ultimo passo, o altri due, ma penso uno solo, però non lo so, un po'. Completato, vi faccio vedere. Oddio. Vedete? È finito tutto. Vi fa vedere che, oddio, non riesco più a prendere il cavalletto. Bene. Tutto macello. Così io vi ho fatto vedere che io non ho barato. Adesso bevo. E quindi noi ci vediamo con l'ultimo, penultimo passo. Mi sono dimenticata una cosa. Apriamo il giochino. No, però volevo il bianco. Ho sempre avuto una difficoltà. Infatti, sti cosi me li montava sempre papà. Questo penso che è il cappello. No, che è sto coso? Fermi. Allora, devo montare la testa. Perché si monta? Ah! Ecco qui. La testa. E poi questo, metterglielo qui. Eccolo! Guardate quanto è bellino! Ma dai, è stupendo! Che bello! Ciao! Questa è la nostra mascotte.
Bello. Sì, però io volevo questo. Questo volevo. Vabbè, ti accettiamo lo stesso. Bello. Sì, mi piacciono queste cose, divento scemo. Siamo arrivati all'ultima parte, anzi penultima parte di questo video, perché dopo questo ci deve stare un altro pasto per forza per arrivare alle 1000 calorie, perché ce ne mancano poche. Comunque, da come avete visto già, stasera andiamo, io le chiamo sofficini perché le ho sempre chiamate così, però questi qua sono quelli là congelati della Tremolini, li ho presi all'Eurospin e sono dei panciotti con prosciutto e mozzarella, funghi e mozzarella e pomodoro e mozzarella. E poi ci sono queste, tipo quelle là del McDonald's, sono le mozzarelline. Quindi io inizierei subito proprio da loro e poi abbiamo la salsa, cioè la maionese. Scottano un poco però. Non è male. Andiamo col primo sofficino, si vado con le mani. Lo facciamo subito dal mano? Da veramente 9 anni che non li mangiamo. Questa è mozzarella e pomodoro. Questo deve essere funghi. Si sente di funghi. Oh mio Dio. Non ci sono neanche pezzi di prosciutto, ci sono solo qua bianca. Thank you.
neanche questo, non mi fanno impazzire. Proprio la panatura. Sto bene. Non è 21 e 07, noi ci rivediamo alle 21 e mezza, dopo un po' camminare, che proprio e ce li fino, ma come vi ho detto, sicuramente saranno fatti freddi, faranno ancora più schifo, ma come ho detto. Allora, beh, sono le 21:33, spero di riuscire a fare l'ultimo pasto, quindi speriamo di rivederci qui tra un'oretta barra due orette, a dopo, oppure troverete una foto, boh, chi lo sa, non lo so neanche io, dipende tutto dal mio stomacchino. Eccoci qui io con l'ultimo pasto di questa challenge. Sono le 22:25, sempre 16 aprile. Ecco qui il nostro gelato, ho ancora qui la bilancia perché sono 350 grammi. Tutto non ce l'avrei fatta, però sono 350 grammi di puro gelato, ma voi già avete visto tutto. Per il gelato ho fatto bene a scegliere come ultima cosa il gelato, perché è una cosa che non si rifiusa mai. Sì, però mo non lo devo far cadere. La prossima sfida prova a non farlo cadere, perché chi ha seguito tutto questo video già sa, secondo me non era ancora dovevo farlo stare un altro po', però sotto si sta sciogliendo. Vi dico solo che ho privato l'occhio.
pensavo nemmeno, ma perché uno che proprio diceva come si sceva da sola. No, perché praticamente sono messa da sola in questa stanza, non c'è nessuno in casa. Stavo pensando mentre andavo gelato che ho quasi vedo che sta contando il cervello, come che mi dimentico qualcosa. Penso che stavo pensando e quindi no, volevo fare stava in gli altri sembrava una volta, ma penso che mi sono sforzata con quello fatto qui. Sono che da qui a lì non vedo, figuriamoci, non la scica. Sto per morire. Mi sta venendo il freddo addosso. Cioè, ho proprio freddo. Però ce l'ho fatto. Perché siamo arrivati a 10.000 calorie. Sono soddisfatta di me. Io non ce la faccio più, ragazzi, passatemelo, è poco, ma io abbandono le redini, quindi sono 300 grammi di gelato. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi ha fatto tanto tanto piacere girare questa challenge, mi sta congelando la lingua. E nulla, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e vi vediamo nel prossimo video. Ciao!